Io voglio solo sottolineare come connesso il discorso del debito e delle politiche europee, ci sono aspetti che possono dare posti di lavoro ai giovani disoccupati. Spiego. Sapete che io sono coordinatore nazionale degli esodati. Vorrei spiegare anche cos'è la parola esodandi, nel senso che gli esodati sono quelle persone che prima della legge Fornero, cioè dicembre 2011, avevano accordi di mobilità o collettivo individuali con le aziende, hanno diritto alle precedenti norme, secondo noi, che sono state fatte e salvaguardate. Stiamo lottando per ottenere altre, perché ci sono anche dei risparmi per circa 3 miliardi e quindi si potrebbe utilizzare per. Gli esodandi sono quelli che invece il lavoro l'hanno perso dopo il 31 dicembre 2011 e che purtroppo magari la loro azienda è stata in crisi, in fallimento nel 2012-2014, anche per costoro bisogna trovare delle soluzioni. Cosa sta pensando il governo, consigliato da tanti, Johann Gutten, il consigliere economico di Renzi? Diamo il contributivo a queste persone, gli esodandi, bloccato dall'Unione Europea, perché dice, cosa succede? Se una persona diventa esodante con capire 60 anni, non deve poter diventare 67, io gli sto dando 7 anni di anticipo con il cosiddetto sistema contributivo. Vuol dire che gli do il 30% in meno di pensione, perché il contributivo fa questo scherzo. Ma dato che la pensione viene allungata per 20 anni, 24 anni di vita, perché la vita media degli uomini è 80, delle donne 84, se io vado in pensione a 60 anni, certo all'inizio avrò una spesa per i 6-7 anni di anticipo, ma poi avrò un enorme vantaggio nei successivi rimanenti 24-7 anni. Questa roba qui è bloccata da loro perché dice no, questa è spesa che va oltre il patto di stabilità e io dico che come noi stiamo lottando perché ci siano anche patti per investimenti per mettere di creare lavoro, anche questo è un lavoro che permetterebbe di sistemare grosse fette di popolazione. Contemporaneamente c'è l'attesa da parte di molte persone, farei capire che ancora lavorano, pensate che i lavoratori del Covid non fanno capire, ma in tante aziende donne che vogliono andare a lavoro pure di casa con parenti disabili o genitori anziani e malati, ecco, tutte le persone che sarebbero persone vicine a 59-60 anni di andarsene in pensione col contributivo e liberano anche posti di lavoro. E quindi io penso che questo sarebbe un tema con Alleva, con Fontesani, con quelle persone che avevano anche costituito quel famoso gruppo di lavoro che avevano fatto il 19, l'assemblea del 19 di luglio, bisognerebbe riprendere perché penso che non devono essere solo i giornali che portano avanti certe battaglie, ma anche le persone che stanno in questa sala, che hanno partecipato al gruppo di lavoro economia e lavoro, possono e devono ragionarsi sopra perché possono fare anche proposte intelligenti che possono anche essere portate avanti anche dai nostri parlamentari europei. Grazie.